Buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori del Re dei Re. Stamattina ci è stato proposto la meditazione del versetto 8 in Ebrei 13. Leggiamo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. In questo mondo di insicurezza e di delusioni, in questa generazione di confusione e di apatia, c'è qualcosa, o meglio qualcuno, su cui poggiare i nostri piedi, che non cambia mai. È l'immutabile parola di Dio che si è fatta carne. Di Lui è scritto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. I Suoi insegnamenti, la Sua personalità e le Sue opere non mutano mai. Come Dio, Cristo è immutabile nella sua persona, nelle sue perfezioni ed essenza, nel suo amore per il suo popolo, nella pienezza della sua grazia, nell'efficacia del suo sangue, nella virtù del suo sacrificio e della sua giustizia. Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, l'immagine visibile dell'invisibile Iddio. È il tipo ideale di umanità. La persona di Cristo è immutabile ed in Lui vediamo l'ideale di perfezione morale non soltanto nelle sue parole, ma anche nella sua vita vissuta. Tutta la sua persona continua ad essere un incanto in ogni parte del mondo, in ogni generazione. Chi con fede guarda a Lui, affidandosi al sacrificio della croce, riceve salvezza e vita eterna. Nei suoi lineamenti fisici non c'era molto di apprezzabile. Il profeta Isaia, parlando del Signore, scrisse: «Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci». In più, Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, troncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace scese su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. L'involucro non aveva nessuna appariscenza, ma il contenuto era pregevole. La sua personalità è un incanto. La sua vita è stata vissuta all'insegna della fedeltà al Padre ed alle promesse che ha fatto ai suoi seguaci. Gesù non cambia mai. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questa lettera agli Ebrei esorta uomini e donne di ogni generazione a non riporre la propria fede nelle mutevoli e fallaci tradizioni o nelle deludenti promesse umane, ma si rivolge alla potente e vivente parola di Dio. Esorta a credere in Cristo Gesù, colui che non cambia e non muta mai. In mezzo ad un mondo di confusione e di incertezza, in mezzo a una generazione apatica e delusa, i credenti sono delle eccezioni perché possono poggiare i loro piedi sulla roccia dei secoli e vivere nella gioia e nella soddisfazione in Cristo Gesù. La mente di Dio è assolutamente indivisa. Nell'applicazione pratica ciò significa che la sua sovranità non può mai essere separata dal suo amore. La sua grazia non può essere separata dalla sua onniscienza. Il suo giudizio non può essere separato né dalla sua misericordia né dalla sua ira. Dio è assolutamente costante perché la sua provvidenza fedele non può essere separata da nessun altro dei suoi attributi. Dio è intero e completo. In ogni circostanza, egli non è mai confuso o incerto su cosa fare. È sempre diretto nella stessa direzione al fine di completare il suo scopo. È assolutamente impossibile per lui fare tutto ciò che non è saggio e allo stesso tempo amorevole. È lui che ci dice come vivere e come essere come lui.
Egli sa che siamo tutti diversi l'uno dall'altro, ma nello stesso tempo, per essere integri e completi, desidera che siamo come Lui e con Lui, affinché la nostra mente sia indivisa come lo è la sua. Ma per divenire come Lui, Egli chiede la nostra cooperazione e desidera il nostro assoluto rispetto. Amen.